Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi altro tutorial, infatti ormai siamo orfani, possiamo definire, dell'elastico dall'ultima patch che è uscita. Come avete visto l'hanno parecchio depotenziato, soprattutto l'elastico quello in corsa, mentre quello lì da fermo bene o male rimane ancora utilizzabile. Di conseguenza siamo dovuti correre ai ripari, ci siamo dovuti trovare un modo alternativo per andare a scardinare le difese avversarie dominate da autoblock e CPU. E questo modo deriva dall'utilizzo del doppio passo, in inglese step over, se insomma siete anglofoni. Una skill molto molto utile che vi permette di avere uno speed boost interessante, una skill che viene spammata a tutti i livelli di gioco. Ci sta quel ragazzino danese fenomeno che la utilizza anche per dribblare la madre quando gli fa le domande sui compiti che lui non ha svolto per giocare a FIFA. Quindi scherzi a parte, comunque una skill veramente molto utile. Andiamo a vedere con pad a schermo quando utilizzarla, come utilizzarla e come si va a fare, quali combinazioni di tasti bisogna fare. Quindi classico cambio di scena, lo sapete, vedete che appare anche il pad a schermo. Ipotizziamo stiamo attaccando da sinistra verso destra e io vi faccio vedere un po' quelle che sono tutte le posizioni del corpo e la mezzaluna che bisogna andare a performare. Già, perché come l'elastico bisogna fare una mezzaluna, stavolta non di 180 gradi ma di 90. Quindi poniamo il caso in cui io mi trovo in questa posizione, la mezzaluna sarà esattamente, partendo da sinistra, un movimento di 90 gradi che si conclude sulla testa del giocatore. Ora ero fermo ovviamente, ma mentre andiamo in corsa, eccolo qua. Il doppio passo ha una particolarità, infatti non è una skill come magari il tacco tacco semplice tra virgolette, è una skill che prende il nome di skill d'uscita. Infatti, come potete vedere, doppio passo, boom, speed boost in uscita. E l'uscita può essere fatta in svariate direzioni, quindi nonostante io magari stia andando dritto, posso fare di questo e girarmi indietro. Cosa che però quando vi trovate in questa posizione frontale io non vi consiglio di fare. Può essere più utile se magari siete con il corpo in questa posizione, andate a performare il doppio passo, boom, tornate indietro per cercare di disorientare il vostro avversario. Quindi vi ho fatto vedere anche l'altro angolo di 90 gradi che bisogna fare nel caso in cui vi trovate in questa posizione. Nel caso in cui invece attaccate l'area in diagonale da quest'altro lato, semplicissimo, uguale a prima, mezzaluna, che stavolta va da questo lato per poter poi rientrare. Io vi consiglio di utilizzarla in particolar modo quando vi trovate in fascia per sfruttare questa situazione che adesso andiamo a vedere, ossia magari siete puntati da un terzino, doppio passo, boom, uscite, oppure doppio passo, boom, rientrate, scarico dietro. Oppure lo stesso quando siete in area di rigore, vabbè questo è un waka waka che è uscito non si sa come, finirà probabilmente il primo tempo, skippiamo rapidamente sul secondo così abbiamo nuovamente palla e vi faccio vedere le situazioni di gioco nell'altra metà campo in maniera tale che avete una panoramica completa delle mezzelune che vanno eseguite. Quindi la cosa funziona esattamente alla stessa maniera, chiaro che le mezzelune che vanno fatte in 90 gradi sono speculari, quindi ipotizziamo stiamo andando da questo lato, boom, mezzaluna di 90 gradi che stavolta parte da qui da destra e arriva alla testa del giocatore. Lo rifaccio, eccolo qua, e esco stavolta, vedete, esco laterale, non esco dritto, vedete lo speed boost che ottengo come utile. Soprattutto ipotizziamo uno scenario in cui mi trovo al limite dell'area, vado a fare il doppio passo, boom, mi allargo, il difensore magari va a vuoto, io mi accentro, posso mettere palla dentro. Scenario 2, magari mi trovo in una posizione obliqua, stavolta la mezzaluna parte da qui, quindi dal laterale, e vado a fare il doppio passo, vedete. Per quanto riguarda l'ultimo invece scenario, avete visto anche quest'altro caso, questa mezzaluna da quest'altro lato, qualora invece il giocatore punta da qua, i 90 gradi partono dal braccio sinistro e finiscono sulla testa del giocatore, quindi eccola qua, mezzaluna, aspettate che come al solito, eccola qua, mezzaluna. Col pad di play ho un po' di problemi, lo sapete che io gioco su Xbox, però per portarvi questi contenuti con il pad a schermo utilizzo la play, visto che su Xbox è un po' problematico. Quindi, per quanto riguarda l'utilizzo del doppio passo, fondamentalmente è questo, vedete, da quest'altro lato invece mezzaluna e 90 gradi che parte da destra. Come vedete è una skill abbastanza facile, raga, basta semplicemente entrare nell'ottica di doverla fare in base alla posizione del corpo, quindi qua intanto ha fischiato un rigore che io non ho esattamente capito, e le situazioni nelle quali andare ad applicare sono esattamente quelle che vi ho fatto vedere. Per quanto riguarda il movimento d'uscita,
Io solitamente vado a effettuare sempre il movimento di uscita o laterale in avanti, però vi ripeto che anche magari qualora siete in fascia potete andare a fare un movimento di uscita a tornare indietro. Magari state puntando così, fate il doppio passo, boom. Soprattutto quando siete in obliquo, il movimento a tornare indietro secondo me può essere molto molto utile. Quindi, ragazzoni, per quanto riguarda l'utilizzo di questa skill e come andarla a fare, credo sia tutto. Spero che il video vi sia stato di vostro gradimento, l'abbiate trovato utile, abbiate capito come si fa sto benedetto doppio passo che utilizzano tutti. Mi raccomando, lasciate un like e un commento, iscrivetevi al canale che stiamo crescendo e mi fa piacere. Vi aspetto tutti i giorni in live sulla piattaforma Viola dalle 10 alle 16 più o meno. Mi raccomando, venite anche lì. E nulla, ragazzi, io vi auguro una buona giornata. Mi raccomando, fate i bravi e vi saluto. Ciao ciao!